sì, ogni due settimane su RPL ci colleghiamo con il blogger dei territori e delle loro eccellenze, non ci rimane che quello, mangiare. Abbiamo in linea Davide Gerbino. Ciao Sammy, un saluto a tutte le amiche, a tutti gli amici di RPL. Sì, ci devi davvero tirare su di morale, perché veramente qui c'è qualcuno che ci vuole richiudere, giustamente, perché abbiamo fatto i cattivi, siamo andati al rave party sabato sera in Darsena a Milano, poi comincia anche al Festival di Sanremo. Dove volete andare, ragazzi? Tutti in casa a vedere la Queer Pop Band, che magari già stasera porterà l'indifferentismo sessuale. Ci sarà l'indifferentismo sessuale in una canzone di un gruppo che suonerà nelle prossime ore a Sanremo. Io sto zitto, ti do la linea, portaci lontano da qui. Davide Gerbino. Sì, io voglio proprio in questa occasione, visto quello che sta succedendo, portare un pochino di speranza, e non speranza in quanto ministro, ma speranza per il buon vecchio termine che tanto ci fa sognare, tanto ci fa ben vedere per il futuro. Vi voglio portare appunto questo sentimento di speranza raccontandovi la storia di un'azienda in particolare che forse va un po' in contro di tendenza rispetto a quello che leggiamo sui giornali. L'hai citato poco fa, si criticano molto spesso i giovani, adesso sono accusati di portare il Covid, prima si diceva che non volevano più fare antichi lavori, non volevano più tirarsi sulle maniche, non volevano più faticare. Io invece con il lavoro che faccio mi rendo conto che è l'esatto contrario. Ogni giorno incontro tantissime aziende, molte delle quali gestite proprio da giovani che si mettono in gioco, che si rimboccano le maniche, che non hanno paura di sporcarsi le mani, che non hanno paura di faticare. E la storia che vi voglio raccontare oggi è proprio una di queste, ed è la dimostrazione che i giovani italiani hanno ancora voglia di fare, hanno veramente voglia di mettersi in gioco, e speriamo che i vari governi che si susseguono possano dar loro una mano. Sto parlando di un ragazzo che si chiama Stefano Occhetti, che è nato e cresciuto in un piccolo paesino del Roero, si chiama Montoroero, un posto molto particolare, molto molto semplice, rurale, dove quasi tutti vivono attraverso il vino, attraverso la campagna, e lo fanno da generazioni. Infatti il nonno di Stefano all'inizio del secolo scorso aveva una piccolissima azienda agricola a gestione familiare, produceva il suo vino, aveva un noccioleto, quindi lavorava anche le nocciole, insomma un po' quello che si faceva in quei territori. Poi dopo sono passati gli anni, il papà di Stefano ha voluto fare altro, è diventato un imprenditore edile, perché il mondo dell'agricoltura comunque era un mondo difficile, un mondo faticoso, e voleva in qualche modo dare ai suoi figli un qualcosa di più semplice, di meno impegnativo se vogliamo, un po' più agevole insomma. E in effetti Stefano nei primi anni della sua vita ha avuto la possibilità di studiare, ha avuto la possibilità di girare il mondo, conoscere tante cose, imparare tante cose e farsi anche un mestiere che con quel mondo agricolo non c'entrava nulla. Però all'età di circa 30 anni, tornando ogni di tanto in tanto in quei paesi dove aveva le sue origini, qualcosa è scattato in lui. Vedere quei bellissimi territori, quelle colline con quei vigneti che purtroppo andavano un po' in disuso perché non c'era più nessuno che li coltivava, ha fatto scattare in lui una sorta di scintilla, un misto tra ritorno alla propria tradizione, alle proprie origini e anche un po' di orgoglio, perché in fondo ce l'aveva nel DNA quel mondo. E pensate, ha mollato il cosiddetto posto fisso, uno stipendio regolare in una grande azienda tra l'altro, quindi una cosa sicuramente sicura al 100%, e ha deciso di buttarsi di nuovo nel mondo dell'agricoltura. Ha iniziato praticamente da
zero, perché a parte qualche terreno che aveva ancora ereditato dal nonno, non aveva praticamente nulla, si è rimboccato le maniche, ha fatto la sua esperienza proprio con grande umiltà, ripartendo proprio da capo, andando a lavorare in queste vigne, andando a faticare 7 giorni su 7, non dico 24 ore su 24, ma quasi, perché chi conosce questo mondo sa che il vigneto, prima di arrivare al vino, ci sono lavorazioni da fare tutto l'anno, in tutte le stagioni. Eppure lui l'ha voluto fare, si è rimboccato le maniche e 2 anni fa è arrivato il suo primo risultato, ovvero la sua prima vendemmia e il suo primo vino, un Lange Nebbiolo, un vino d'eccellenza di questo territorio che si accompagna, tra l'altro, per parlare anche un po' di cibo, con tutti i piatti tipici del Piemonte, della Langa, del Roero, un Lange Nebbiolo autentico, unico nel suo genere, che ha proprio voluto in qualche modo raccontare la sua storia. E una particolarità di questo ragazzo che mi ha incuriosito e anche un po' emozionato, che ha una storia talmente particolare, talmente piena di speranza, che la riporta anche sulle etichette del suo vino. Infatti sulle sue etichette, delle sue bottiglie, ci sono raccontate le sue giornate, quello che ha fatto in questi anni, questo percorso, partendo dal niente e arrivando a ritrovare una tradizione, a ridare vita anche a un territorio, a una borgata che sennò sarebbe pressoché abbandonata a se stessa e dimenticata. Non solo vino, però, perché il nostro Stefano Occhetti, oltre a amare ovviamente tutto ciò che è il mondo del vigneto, si è anche un po' inventato, cioè aveva veramente tanta fantasia, perché i giovani italiani hanno tanta fantasia, tanto genio, tanta voglia di creare qualcosa di particolare, e pensate, si è inventato l'oro rosso del Roero. Che cos'è? È lo zafferano del Roero. Aveva alcuni terreni che erano totalmente in disuso, quindi pieni di rovi, completamente abbandonati. Lui da solo, sempre, con le sue mani, pian pianino, si è ripulito tutto, ha ricostruito tutto quanto e si è creato appunto questa piccola piantagione di zafferano che comunque rappresenta in qualche modo questo territorio con un prodotto veramente anche in questo caso molto particolare, che si sposa tra l'altro con tantissime ricette. Io ho avuto anche tra l'altro il piacere di utilizzarlo e è venuto fuori un risotto che è veramente qualcosa di fantastico. Volevo raccontarvi questa storia proprio perché in un momento come questo, dove si tende un po' ad attaccare sempre i giovani sono qua, i giovani fanno festa, i giovani no, non è vero, ci sono giovani e giovani e ci sono tanti giovani, io lo posso testimoniare, tanti giovani italiani che hanno ancora veramente tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare, ed è per questo che lo racconto tutti i giorni e chiedo sempre a tutti i giorni di sostenere queste aziende, sostenere queste belle realtà, perché è da lì che la nostra Italia può e deve ripartire, soprattutto in questo momento, e poi oltretutto portano sulle nostre tavole anche tante cose buone, come in questo caso il vino, lo zafferano, ma ne abbiamo raccontate tante di tantissimi tipi. Quindi continuate a sostenere le aziende italiane, continuate a sostenere le eccellenze italiane, perché ne vale veramente la pena. Come Stefano Occhetti ce ne sono tante altre in tutta Italia e quindi non abbandoniamole in questo momento, perché ne hanno veramente bisogno. Io ringrazio ancora tutti voi, in particolar modo Sammy, che mi ospita sempre ed è sempre per me un grandissimo piacere essere qui su questa radio. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie Davide Gerbino. Se siete un po' curiosi delle eccellenze e dei territori presentate da Davide, cercatelo su tutti i social, salta fuori ovunque Davide Gerbino. Con un saluto naturalmente a tutti i produttori del nord, del centro, del sud. Facciamo squadra, cerchiamo questi produttori, se non possiamo andarli a trovare fisicamente, ormai tutti quanti operano sul web, si può ordinare, vi arriva tutto a casa.
Grazie a Davide Gerbino, grazie a tutti quanti voi. Sammy Varin torna domani, ore 13.